e conquistare soprattutto la prima vittoria anche per dare continuità al pareggio ottenuto a Varese al 93esimo scorso, ovviamente successo del Brusaporto qui a Breno per 3-1. Intanto è partito il match, tra poco vi daremo conto delle formazioni anche perché stiamo cercando di ricostruire lo schieramento tattico delle due squadre, che comunque non dovrebbe riservare sorprese, nel senso che il Breno dovrebbe giocare con la difesa 3, il centrocampo a 4 e poi tre quarti. Ci prova Granillo, la palla in mezzo, vediamo chi salta, prova a saltare un giocatore del Brusaporto. Attenzione, qui il rinvio di Aceti non è un granché, e l'appello è andato a recuperare palla, può calciare da lì col sinistro, la palla larga però con Forlani che da lì può anche calciare, ci prova con il suo piede, il sinistro non è un granché, però la conclusione centrale parata. Quindi di fatto il Brusaporto gioca contro l'ultima e la penultima della classe le prossime due sfide. L'appello, la conclusione, fuori. Dobbiamo dire finora l'arbitraggio autorevole, qualche dubbio su quel giallo, ecco. Attenzione alla palla che rimane lì, il Breno che in avanti, Raimondi che chiude. Suardi davanti alla porta trova il piede di Raimondi da libero, consumato. Attenzione però Breno perché è ripartito, gran palla di Bresciani per Confalonieri, la parata ancora Bresciani e il gol del Breno! Attenzione, fuori gioco, tutto fermo. È Cortinovis, la palla in mezzo, l'anticipo di Boldini, poi sporca la palla a San Pietro. Ed è una giocata molto utile, la palla che rimane lì, Tirelli conclude, però adesso lo triplicano subito, palla davanti però per Confalonieri, attenzione, vediamo Bresciani, se da lì conclude, ci prova col destro. E vi daremo conto nell'intervallo, meglio nella ripresa, Confalonieri in appello, la conclusione di prendersi appunto questi rischi. Apollonio sulla destra, punta Carminati, il cross, il secondo palo, la parata così così del portiere che poi però si rifà, Raimondi per Boldini che deve girarsi, palla sul sinistro, prova la conclusione centrale. C'è adesso Boldini in avanti per Righetti per Nappello contro Suardi, Nappello lo sparo alto per Pelamatti che adesso prova a puntare Manny, Pelamatti la conclusione sul primo palo. Poi ancora Socna qui molto arretrato, questo è un pallone recuperato importante da Nappello perché adesso è abbastanza sbilanciato il Brusaporto, Nappello che potrebbe servire, invece va la conclusione, la palla fuori che prova a venire in avanti, in mezzo per Alberti, deve girarsi, vediamo se inventa qualcosa per un compagno, vede su questo lato Manny che è libero, Pelamatti gli ha lasciato troppo spazio, il cross in mezzo e Alberti la mette dentro di testa e dunque si conferma la maledizione. Lui sul primo praticamente ha avuto ragione, intanto però dall'altra parte! Ovviamente se invece fosse una botta qualche chance di rientrare in campo in questo finale ci sarebbe, ma Cristini, vediamo se c'è lo spazio per un ultimo pallone, ma adesso veramente serve la forza della disperazione al Breno, ma credo che qui arriverà il fischio finale dell'arbitro che controlla il cronometro e fischia alla fine. 5 di recupero, Breno ancora sconfitto in casa, passa al tassare il Brusaporto.